Bene, amici, adesso andiamo sulle slide, perché questa sarà proprio una presentazione, userò anche questo modo della comunicazione con voi tramite immagini, perché ritengo che le immagini vadano a completare con sia il movimento, il gesticolare, l'esporre. E le immagini siano il completamento di un'istruzione, di una diffusione giusta del mio verbo, perché io faccio tutte queste cose qui gratuitamente, perché io voglio che aiutarvi a capire cosa ho scoperto del funzionamento del mio corpo e come sto facendo a guarire da un carcinoma epatico scarsamente differenziato con metastasi al sistema linfatico e proliferazione del 40%. Lo ripeto in tutti i video, quelli che mi seguono diranno: oh, come sei lungo, lo ripeti. È importante che io lo ripeta perché alcuni di voi, e siete in tanti, mi seguite tutti i video, altri vedono solo alcuni video. Quindi in ogni video è importante che le persone che guardano i miei video sappiano come stanno le cose. Quindi io sono un ammalato di cancro, anche adesso ho il cancro. E un giorno mi hanno detto che questo cancro era incurabile, era un tipo di cancro che non si poteva assolutamente guarire e che io dovevo morire. E allora io mi sono detto: ma qui io non voglio morire, non sono pronto a morire. E così ho cercato e ho iniziato a studiare e adesso vi spiego un pochettino cosa ho cercato nella mia ricerca, cosa sono riuscito a trovare e cosa sono riuscito a costruire e perché io sono ancora vivo e invece di morire sono qui con voi che vi spiego come funziona il nostro corpo umano. E andiamo con le slide. Perché a un certo punto, quando io mi sono messo in testa di guarire, di invertire la condanna, la mia sentenza di morte e quindi dovevo aiutare il mio corpo perché io ho scelto di non sottopormi a chemioterapia e a un certo punto mi sono fatto delle domande, mi sono detto: come faccio a far funzionare bene il mio fegato, il mio cuore, i miei reni, il mio intestino? Perché sin dai primi studi ho capito che io per permettere al mio corpo di tornare a funzionare, dovevo a tutti i costi rimettere in funzione gli organi vitali, quindi cuore, reni, fegato, pancreas, intestino, quindi, perché sono tutti collegati. La medicina allopatica commette ancora questo errore, li considera separatamente. Ma loro lavorano in sincronia, sono sincronizzati tra di loro, sono in armonia, cioè uno funziona se funziona anche l'altro. Un po' quelli che assemblano i computer hanno un'idea di quello che voglio dire, cioè perché il senso di input, perché tutti magari dicono: ah, il computer vuole fare il computer grosso, ma io dico: ma il computer deve essere uniforme, perché se va tutto forte, ma poi c'è una parte che va piano, lì fa l'imbuto e lì non passa più niente. Il corpo umano è la stessa identica cosa. Se non funziona uno di questi organi, anche gli altri vanno in difficoltà. Allora mi sono detto: e come faccio io a risolvere questo problema? Ad un certo punto mi sono un po' illuminato e ho detto: se il mio fegato, i miei reni, il mio cuore, tutto il mio corpo è composto da cellule, io per risolvere tutti i problemi, cosa devo fare? Mi devo preoccupare di far funzionare le mie cellule e se le mie cellule funzionano, tutti i miei organi funzionano. Quindi sono andato a cercare all'origine, sono andato in alto, ho detto: risolviamo il problema all'origine, perché se risolviamo il problema all'origine, a caduta, tutto viene e funziona. E a volte ci penso e mi viene quasi da pensare che questa mia intuizione sia un po' con l'uovo di Colombo. E ci sorrido e delle volte mi domando come mai io che sono un ignorante, che non ho mai studiato medicina e che mi sono messo a studiare a testa bassa da ignorante solamente da 2 anni, sono arrivato a questa conclusione che secondo me è illuminante e non ci arrivano invece gli addetti ai lavori. E questo è un dubbio che ancora al quale ancora non ho trovato risposta. E così mi sono messo a studiare la cellula.
perché ho detto se io voglio risolvere i miei problemi, se voglio mettere i miei organi in condizioni ottimali a sì che gli stessi aiutino il mio corpo a risistemarsi all'autoguarigione, io devo andarmi a studiare le cellule. E perché il corpo è formato da cellule, siamo fatti da miliardi di miliardi di miliardi di cellule, ogni giorno il nostro corpo muoiono milioni di cellule e ogni giorno vengono rigenerate tramite mitosi centinaia di migliaia di cellule. E nello sviluppo di queste mitosi, nella ricreazione di queste nuove cellule, ogni tanto avviene un errore genetico, lì parte la degenerazione cellulare che in altri video che vi faremo, vi spiegheremo, può portare l'innescamento del cancro, perché una cosa è l'innescamento del cancro, un'altra cosa è invece la proliferazione. L'innescamento del cancro avviene per una degenerazione, per un errore nella divisione cellulare, il DNA perde delle informazioni, ma poi questa cellula viene alimentata da un terreno fertile. È come piantare un fagiolo nel terreno, il fagiolo cresce se poi il terreno viene innaffiato. Non basta inseminarlo, bisogna anche che il cancro incontri il terreno giusto per proliferare. E così ho scoperto che la cellula, ho imparato a scoprire che esisteva la membrana cellulare, che esiste il mitocondrio. Il mitocondrio, in poche parole semplici, lo potremmo definire la centrale nucleare, e anche il polmone della cellula. Qui avvengono quei processi che creano energia. Il mitocondrio fa respirare la cellula e produce ATP. L'ATP è adenosina trifosfato, che è l'unità di misura dell'energia della cellula, è quello che ci dà energia, in poche parole. Qui avviene la combustione tra ossigeno e glucosio, ad esempio. E poi ho scoperto che all'interno della cellula c'è tutto un mondo particolare e la cellula era protetta dalla membrana plasmatica, io la chiamo la membrana cellulare. E la membrana plasmatica regola il trasporto dei nutrimenti all'interno della cellula, regola il trasporto dei prodotti di degenerazione verso l'esterno, mantiene adeguate concentrazioni chimiche nella cellula, questo grazie alle pompe sodio e potassio, perché, come abbiamo detto in altri video, la membrana cellulare, l'assia è semipermeabile, lascia passare l'acqua, ma non lascia passare i minerali. I minerali che passano, entrano ed escono dall'interno della cellula devono attraversare questa vena tramite le pompe. Abbiamo delle pompe, sodio, potassio, sodio, magnesio, eccetera, eccetera. E poi ho scoperto che contribuisce alla trasduzione del segnale, perché la staminale, quando è pluripotente e non è ancora differenziata e nasce nel fegato, come fa a tutti i segnali all'interno del suo DNA, ha tutte le informazioni per svilupparsi in tutti i 252 passa tipi di cellule, ha tutti i segnali per diventare qualsiasi tipo di cellula, ma se nasce nel fegato diventa cellula del fegato. E uno si domanda come mai diventa cellula del fegato, perché mentre cresce, mentre diventa grande, mentre si differenzia, le cellule vicine gli mandano dei segnali, la educano a diventare questa cellula invisibile. Cioè dentro il DNA vengono accesi e spenti dei segnali, delle righe di DNA vengono attivate o disattivate, in questo modo la cellula capisce che deve diventare una cellula del fegato invece che, ne so, una cellula di un occhio o la cellula di un dito. Questa è la differenziazione. E ho scoperto tutte queste cose qui. Poi ho scoperto che la cellula ha dei meccanismi di autodifesa, di autoprognosi. La cellula sa riconoscere se è nata male, se è nata bene, se si sta sviluppando bene o se si sta sviluppando male, si suicidia, il sistema è definito di apoptosi, autosuicidio. Ad esempio i bambini quando nascono, quando la mamma li ha ancora nella pancia, le ditine all'inizio tra un dito e l'altro c'è una membrana tipo le zampettine delle anatre, col tempo quella membrana lì sparisce
sparisse, ma non sapeste perché sparisse? Per apoptosi, cioè perché le cellule di questa zona qui ricevono il segnale che devono uccidersi perché si devono formare le dita. Senza palma. Insomma, il corpo umano, ho iniziato a scoprire che il corpo umano è fantastico, che è bellissimo. Ho scoperto che la cellula quando nasce è staminale, cioè è una cellula che è in grado di, è potenzialmente capace di diventare qualsiasi cellula, infatti viene definita cellula totipotente. Poi inizia un percorso di differenziazione che la fa diventare prima una cellula pluripotente, nel senso che incomincia a perdere alcuni segnali e incomincia a prendere alcune direzioni. È come iniziare a prendere una strada, no? Con tanti bivi, e ad ogni bivio, cioè prendere la strada sempre più precisa per andare nella direzione del tipo di cellula che deve diventare. Così la cellula è in un primo momento è totipotente, poi è pluripotente, poi è multipotente e alla fine diventa la cellula unipotente, cioè la cellula che fa, che si comporta e che svolge le funzioni dell'organo nel quale è nata. Il cancro ha questo problema, che la cellula ha perso dei segnali, non è capace di differenziarsi, non è capace di diventare una cellula funzionale per l'organo nel quale si trova, non sa fare la cellula dell'organo, però sa crescere, cresce, porta via lo spazio alle altre cellule, spinge sugli altri sistemi e ci porta alla morte, alla degenerazione, al malfunzionamento del corpo. Anche qui, vedete, abbiamo l'elica del DNA, abbiamo una cellula, abbiamo una sezione di cellula, abbiamo la membrana cellulare e queste sono le famose pompe sodio potassio. L'acqua attraversa la membrana cellulare, i sali devono passare dalle pompe sodio potassio. E ho imparato a scoprire tutte queste cose qui. Più geni attivi uguale a cellula, la cellula totipotente, cioè capace ancora di svilupparsi, più si va avanti, più si differenzia, più i geni attivi si spengono perché incominciano a rimanere accesi sui geni che servono per dare il segnale alla cellula di diventare quel tipo di cellula, e fino ad arrivare alla differenziazione completa, che è la differenziazione dei vari organi. Fantastico, no? Il corpo umano, ragazzi.